Ciao a tutti, amici softwareisti, io sono Puli. Io sono Mice. Prova con questa. Anche. E noi siamo i Socks of Terra. Oggi in versione tossicodipendenza. Ragazzi, oggi vi presenterò, maledizione, il Combat Pile acquistato recentemente da Nitto. Allora, marca Fostex. Fosten! Allora, marca Fostex, possiamo dire che è realizzato completamente in poliestere, 100% poliestere, chiaramente pile, combat pile, buongiorno al cazzo, chiaramente il pile nella parte frontale e interna, vediamo subito, apriamo, tac, e interna, bomba a mano ragazzi, per tenervi al calduccio durante le partite invernali, ok? Facciamo bene vedere, sì, esatto, così. Questa bella texture qua interna, bellissimo. Imbottitura, molto comoda. Esatto. Dicevo, pile poliestere, pile interno. Poi abbiamo tessuto ripstop, comodissimo, nelle maniche, nella parte superiore qua sotto abbiamo il pile e la parte non rinforzata. Parte superiore delle maniche, tessuto ripstop, ottimo per quando andate in mezzo ai rovi. E ugualmente dietro, nel posteriore, tutto ripstop. Qua ci potete mettere la vostra patch con la mammina 90. Sì, la mammina 90 oppure la morte con la falce, proprio con i ciclisti. Proprio tamarro. Esatto. E come materiali ve li abbiamo detti tutti. Le cerniere sono YKK, sono le cerniere un pochettino più rinforzate, sono ottime rispetto a quelle che trovate nelle Matic Emerson, che per esempio mi si sono spaccate tutte ormai, maledizione. Come reparto tasche possiamo dirvi che abbiamo molte tasche. Abbiamo le tasche laterali e frontali, due. Una e due. Poi abbiamo tasche sulle maniche, che sono porta documenti, una, porta documenti, due, e poi non è finita, MCC è finita, è caduto. Era nella mia chiave. Ecco, da notare che la porta documenti è a taschetta, non so come spiegarlo purtroppo ragazzi, non è una tasca che porta soltanto una carta d'identità per dire, ma è leggermente, vedete, un pochino più rialzata, ci può stare anche un telefonino. O per esempio ci potete mettere appunto il vostro barattolino di lubrificante o in alternativa i gondoni. Chiaramente. Dicevo, su entrambi i lati, e poi abbiamo due tasche interne un po' guazzose, devo essere sincero, sono tasche che ci fate ben poco, sono tasche all'interno della zona in pile, ci mettete i sigari, sì, qualcosa che non sono, diciamo, chiudibili, ecco, questa qua è la cosa che un pochino le rende un po' guazzose. Non avete la cerniera qui, quindi magari ci andate a mettere, non lo so, una stronzatina, le cingome, il panino, i preservativi, il panino, non lo so, fate voi. Dunque, questa è una taglia M. Vestibilità, passiamo alla vestibilità. Vestibilità, devo dire, taglia M, ottima per quanto riguarda le spalle, ottima per le maniche, veste il giusto, leggermente abbondante sulla schiena, ma veste il giusto. Io sono anche piccolino, magari una M a una persona magra di 1,80 probabilmente gli sta anche meglio. Nel caso uno volesse regolarlo, abbiamo la possibilità di regolarlo in vita. Ecco, vediamo se riusciamo a chiudere. Possiamo... Voi tirate quello, diventate un insaccato magicamente e poi esplodete. Esatto. Perché magari vi scappa pure da cagare e quando stringete proprio vi cagate addosso. Avete il doppio, come si chiama stia fai qua? Il regolatore, come cazzo si chiama? Sono dei lacetti elastici, sì. Lacetti elastici doppio, potete stringere più in vita. Col morsetto. Ecco, vi rende tutto un pochino più potente. Per quanto riguarda la possibilità di personalizzazione, si ferma qua, di vestibilità si ferma qua, okay. Volevo dire, perché non potete regolarlo da nessun'altra parte. Sì, sulle maniche. Sulle maniche, pardon. Giusto. Ovviamente entrambe le maniche sono regolabili. Un bello strap. Esatto, poi lo fate diventare una fichetta e ce lo andate a piazzare. E ce lo andate a piazzare. Personalizzazione invece ci abbiamo un bel po' da dire. Quasi ogni parte del combat pile è personalizzabile con Velcri vari. Abbiamo due velcri nella parte frontale, 1-1-2 per le patch nominali. Poi abbiamo velcro per bandiera barra tamarrata sulla sinistra, più altro velcretto verticale rispetto alla manica. Sì, stesso questo qua ma girato. Esatto, girato sulla taschina, idem dall'altra parte. E non è finita, abbiamo anche il velcrino qua dietro. Magari ci potete mettere il divieto di sosta, il divieto di accesso o solitamente, più comunemente, il vostro gruppo sanguigno. Ecco,
Quindi diciamo che anche come personalizzazione ne abbiamo da vendere, considerato che, e qua arriviamo al discorso prezzo, il prezzo è decisamente modesto, siamo sui 40 euro, anzi no, costa 40 euro. Questo combat pile è disponibile in colorazione OD, che è un OD particolare, perché è un OD con qualche inserto marroncino, non è male, l'ho visto dal vivo. Gasa, tipo la gorca. Esatto, molto carino. Nero, completamente nero, e colorazione Coyote Brown, che è questa qua che vedete. Prezzo 40 euro per ciascuna colorazione, senza differenze, senza discriminazioni razziali sulla colorazione. Test drive. L'ho provato, l'ho portato, chi mi ha visto in fiera avrà visto che l'avevo addosso. Fa decisamente caldo, fa il suo secondo me, nel senso che ti lascia la giusta respirazione nella zona braccia, nel senso che avete il pile soltanto sotto. A livello d'ascella devo dire che regala. Si è dimenticato di l'apertura ascellare. Giusto. Quando puzzate come dei cinghiali e volete fare morire i vostri compagni di squadra, abbiamo ovviamente delle zip per liberare ovviamente il nostro olezzo. Il Kraken. Esatto. E vedete che avete le zippine con la presa d'aria. Non è che si apre, si sbragaglia, cioè i peli. No. Una retina traspirante, ecco, dove potete utilizzare per far respirare la scellona. Dicevo, test drive ottimo. La zona scellare, sono un cretino, probabilmente avrei potuto aprirmela, però vabbè. No, l'importante è accumulare caldo, puzzare come dei maiali e poi aprire. Esatto. La parte del corpo frontale, zona pancia e petto, morite dal caldo, quindi state benissimo. E sicuramente è un indumento buongiorno al cazzo da indossare esclusivamente in periodi di freddo pestilenziale. Secondo me anche una mezza stagione invernale, un marzo, magari in tardo pomeriggio, fa comodo, vi tiene bello caldo, quando sì, lo levate siete a posto. Ripeto, le cerniere sono veramente ottime, scorrono benissimo, non ci sono problemi, si può tenere anche aperto, ma se lo tenete aperto non fa più la funzione da pile, quindi che cazzo ve lo mettete a fare. Poi vi ci voglio vedere a richiuderlo con davanti il tattico. Il collo è alto, quindi vi copre per bene il collo, anche forse un pochino troppo, e anche un po' il culo, però fa il suo, vi tiene bello caldo il collo, e è pile anche nel collo, quindi qua dietro, per chi soffre di cervicale, per fortuna non è il mio caso, presente, vi tiene bello caldo anche il collo e siete a posto. Direi che abbiamo detto praticamente tutto. Io ribadisco, consiglio l'acquisto soprattutto per questi mesi qua. Compratelo anche eventualmente per primavera, partite magari giornate un po' brutte, così da indossare comodamente secondo me anche sotto una soft shell. Provare a pescare gli occhiali, ecco, provare se riesce a recuperarli. Non è ingombrante come sembra, cioè ora vedendo un po', magari poi lo vedete addosso nelle prossime partite, una volta che l'avete addosso non lo sentite così ingombrante, quindi secondo me anche, ripeto, sotto una soft shell, sotto un parka, lo potete indossare e vi potete, oltre che coprire dalla pioggia, dagli agenti atmosferici, anche riscaldare. Nito 40 euro, ribadiamo, nitosoftair.it, esatto, 40 euro, io consiglio fortemente l'acquisto. Come al solito, la merce che acquistiamo dal Nito ci soddisfa sempre. Yes. Ovviamente poi ci include sempre un sacco di puttanate insieme, quindi ci fa anche un po' ridere. E poi anche con la farina per il fisting. Ragazzi, se non avete visto l'unboxing di questo e di questo, vi facciamo un culo così, andatelo a vedere, ma subito. Andate a cercare unboxing a caso e lo trovate subito. Bene, così. Salutiamo. Io sono Puli. Aiuto. Io sono... Io sono Mice e noi siamo i Socks of Terror!